passi. Yeah.
stesso tipo che ha appunto Giorgio Chinaglia. Grazie, grazie ancora. Grazie capitano, e io prego l'amico a poter ancora dare un pensiero per quanto amore c'è intorno a questa squadra, che nasce però da un amore verso i giocatori, verso il vostro modo di aver interpretato il calcio, verso l'esempio che ancora oggi date, e vedete quanti giovani, quanti bambini ancora oggi vi guardano un po' con sospetto per dire: ma io questi non li conosco, ma sentono dai loro genitori, sentono dai loro nonni chi è stata la Lazio di quel tempo. Beh, certo che ci sono tanti che sono irriconoscibili, uno il capitano, perché se non sapevano che era capitano non riconosceva nessuno, quindi no, siamo felici di questa accoglienza, vi ringraziamo, come ha detto Pino, è bello festeggiare con voi questo successo della Lazio, e noi abbiamo fatto qualcosa in quegli anni, 39 anni fa, adesso stiamo ricevendo forse più elogi di prima. Anche se devo dire che tanti bambini si ricordano di noi, perché chiaramente i nonni e i papà li hanno ricordato magari di quella squadra che è stata una squadra veramente importante, una bella squadra, non era simpatica diciamo agli avversari, però c'eravamo tanti tifosi. Comunque grazie di tutto, grazie dell'accoglienza, ripeto, e sempre forza Lazio. Grazie. Io non facevo parte di quella combriccola, io sono arrivato. Che Don Marco ancora oggi può portare alto nei cieli di Roma, possiamo far volare il nostro simbolo di oggi, che è la Coppa Italia, con ringraziando ancora la Polisportiva Lazio per la presenza della Polisportiva rappresentata dal presidente dei Lazio Paracadutisti Lino Della Corte, dagli amici del Lazio Motociclismo, degli amici del presidente del Lazio Ciclismo. Abbiamo veramente una forte rappresentativa per dire quanto intorno a questa Lazio, quanto il mondo dello sport può veramente dire ancora. Noi siamo qui per godere ancora di questa grande squadra, che sappiamo potrà tenere alti gli onori biancocelesti. A te Tony. È una grande emozione, grazie sindaco. Io ci tengo a dire che stiamo facendo tante feste, è bellissimo questo senso di appartenenza, siamo una sorta di grande famiglia che si ritrova nel bene e nel male, questa volta nel bene, quindi è importante, onore e merito a questi colori meravigliosi, che poi sono i colori più belli del mondo. Allora ci tengo a dire una cosa, io ho portato i dischi, che chi vuole acquistare a 10 euro c'è una compilation dove c'è tutto quello che ha dedicato alla Lazio in 30 anni, perché quest'anno l'inno compie 30 anni, quindi vi ringrazio tantissimo e non so che prima canzone c'è, mandala prima, vediamo quello che arriva, e ve la dedico con tutto il cuore. Grazie. Facciamo anche l'inno, perché no? Tra l'altro c'è una nuova canzone che si intitola La Lazio è là, che da sabato prossimo uscirà in tutte le edicole. Ci sono fanno d'amore,
questa canzone, eh?